con Mister Visi alla vigilia della gara di Avezzano. Mister, una sconfitta come quella di domenica scorsa lascia sicuramente l'amaro in bocca. È un bene che si rigiochi così presto. Sì, veramente sono tre, le ultime tre partite abbiamo raccolto molto meno di quello che si poteva raccogliere, che si doveva raccogliere. Sia, da una parte forse sia una fortuna che si ritorna subito in campo. Morale è inutile negare che è sotto ai tacchi, però ripeto, giochiamo subito, quindi dobbiamo tentare di avere la forza di metterci subito alle spalle tutto e andare domani a fare la nostra partita. Un Avezzano galvanizzato dalla vittoria in trasferta a Trastevere, non è una delle gare più semplici, ma abbiamo imparato che in questo girone non esistono gare semplici. No, no, ma poi a me delle situazioni che hanno le altre squadre sinceramente poco interessa. Noi dobbiamo pensare a noi, tirarci fuori da una situazione che sicuramente non è bella. Per fare questo ci vogliono grandi qualità morali e mi auguro che i ragazzi riescano a tirarle fuori, dentro ce l'hanno. Ripeto, è una situazione che non era magari così prevedibile a inizio stagione, adesso ci siamo dentro e ripeto, ci vuole grande forza morale, grande cuore e domani abbiamo l'opportunità di dimostrarlo. Infermeria purtroppo è da un po' che abbiamo delle problematiche, niente, ci auguriamo che domani Cardella riesca a darci il massimo di quello che ci può dare e vediamo, magari ci sarà qualche novità, stiamo valutando bene la situazione, proprio perché a differenza dell'Avezzano abbiamo anche avuto un giorno in meno di recupero, però diciamo che alle emergenze siamo abituati, pochi alibi, perché credo che nessuno abbia più voglia di ascoltare alibi o altro. Quindi ripeto, c'è da tirare fuori. C'è da tirare fuori tanto, c'è da tirare fuori tutto e poi dopo, insomma, il tempo è galantuomo e poi si faranno i conti a tempo debito e insomma, si tireranno le somme del lavoro fatto.